I gilet arancioni hanno invaso Piazza Santi Apostoli a Roma per la più grande manifestazione di sempre dell'olivicoltura italiana, a cui hanno aderito anche sindaci, rappresentanti dei commercianti e degli studenti. Chiedono al governo e ai parlamentari di intervenire con decreti d'urgenza e misure importanti per aiutare un settore in grande difficoltà a causa di gelate, xylella e frodi sui mercati. Siamo arrabbiati e delusi perché dopo un mese di mobilitazione non c'è ancora un solo provvedimento a favore del settore, simbolo del Made in Italy, ma solo buone intenzioni che non si traducono in fatti concreti, lamentano i manifestanti attraverso il portavoce dei gilet arancioni Onofrio Spagnoletti Zeuli. In piazza rami d'ulivo e cartelli con scritto «Non siamo agricoltori di serie B» e «Di Maio incontra i gilet gialli francesi e gli olivicoltori quando?». Molti gli agricoltori pugliesi che devono difendere la produzione di un settore che nella sola regione conta oltre 350.000 imprese e rappresenta quasi il 14% del totale delle aziende agricole italiane, per un valore della produzione che si aggira intorno ai 4 miliardi di euro l'anno. La manifestazione è stata pensata proprio per il giorno di San Valentino, spiegano gli olivicoltori, per ribadire l'amore per la terra, e sarà l'ultima chiamata per la politica.